Benvenuti alla nuova puntata di Proposte Letterarie Kids, la rubrica mensile che è curata dalla Biblioteca Civica di Livigno insieme ai suoi volontari per la cultura, in cui proviamo a consigliarvi un po' di letture a tema per i vostri bambini. Passo la parola ora ad Elena. Il tema di questo mese è la differenza dei punti di vista, cioè come i libri ti aiutano proprio a capire che esistono più punti di vista, più opinioni e scoprirlo insieme è sempre divertente. La parola ad Elena, quindi. Ciao a tutti, ben ritrovati. Io sono Elena, volontaria per la cultura della Biblioteca di Livigno. Una nuova chicca per conoscere meglio Nati per Leggere, un programma nazionale sviluppato con le biblioteche, l'Associazione Culturale dei Pediatri e il Centro per la Salute del Bambino, proprio perché la lettura in età precoce è veramente fondamentale per la crescita del bambino e è un ottimo strumento per noi genitori. I libri arricchiscono, stimolano il bambino. E sono veramente importanti, ricchi di spunti per il loro sviluppo. Partiamo con le proposte per la fascia 0-3 anni, quindi cartonati, dimensioni ridotte, adatte alle manine dei più piccoli. Ho scelto Edizioni Carezza Libri Usborn, Dov'è il mio orsetto? La storia di un topolino in cerca del suo orsacchiotto. Questo non è il mio orsetto, ha il naso troppo morbido. Ha le zampe troppo ruvide. Come vedete, la caratteristica di questi cartonati sono degli inserti tattili proprio per sviluppare la sensorialità dei bambini più piccoli. Altri libri sempre giocosi per questa fascia d'età sono libri, nella prima puntata abbiamo visto Le finestrelle. Questa volta ho scelto un libro con i buchi in modo da permettere al bambino di giocare come più gli piace. Guarda, c'è un buco, edizioni La Coccinella, la storia di un gattino curioso che racconta ciò che vede. Guarda, c'è un buco, dice perplesso il gatto Amleto. Lo vedo adesso. Ma non è un buco, è casa mia, ribatte pronto il cane Tobia. Guarda, c'è un buco, e com'è grosso, osserva Amleto gattino rosso. La rana cracchia. Ma che idea sciocca! Che buco è buco? È la mia bocca! Come vedete, stiamo giocando con i punti di vista. Al gattino vede cose che in effetti poi non lo sono. E questo, per poter continuare a giocare sui punti di vista con i bambini, un'altra bella proposta che stimola la fantasia dei bambini, Trasforma Natura, Edizioni Lapis. Questo libro lo possiamo sfogliare piano piano, trovo uno splendido fungo marrone, osserviamo bene l'immagine e lo trasformo in un castoro dal gran codone. Quindi possiamo con il nostro bambino giocare come ci viene proposto dal libro, piuttosto che magari lasciare il tempo al bambino di elaborare delle ipotesi e indovinare, magari fare gara a indovinare cosa si nasconde dietro alla finestrella. Questo è un modo divertente perché la lettura deve essere sempre un momento piacevole. E un buon motivo per ritagliare del tempo con i nostri bambini è proprio leggimi perché me ne ricorderò. Le storie hanno tanti spunti, possono portarci a parlare insieme ai nostri bambini di tanti temi e questi possono essere richiamati o ripresi in più occasioni della nostra vita. E un esempio lo possiamo fare con questo libro, Edizioni Mini Bombo, Un mare di tristezza, dove vediamo che la storia di questo pesciolino, se vista da un'altra prospettiva, cambia il nostro stato d'animo. Vediamo che questo nostro pesciolino blu è un pochettino triste e decide di andare a farsi una bella nuotata e incontra altri pesciolini che sono sempre tristi, quindi nello suo stesso stato d'animo, una medusa giù di corda, un banco di sardine affrante. Quindi vedete anche la ricchezza del vocabolario, il libro ci propone dei sinonimi e delle sfumature per descrivere lo stesso stato d'animo. E questo nuota nuota finché raggiunge, incontra una tartaruga. Ma perché tutti sono tristi in questo mare? Domandò il pesciolino a una tartaruga che se ne stava lì, stranamente capovolta. Nessuno è triste qui, rispose la tartaruga. Ma
sei tu che stai sottosopra. Questa è un'edizione geniale perché ha un finale che spiazza sia grandi che piccini. Infatti poi c'è l'invito di questo pesciolino un po' sottosopra che cambiando prospettiva cambia anche il finale e vi invito a prendere il libro in biblioteca. Un'altra bella proposta divertente, edizioni Nord-Sud, Papero, Coniglio. Questa è un'illusione ottica che dimostra veramente come io posso parlare di due cose differenti in base a dove punto la mia attenzione. Quindi papero o coniglio? Vediamo un po'. All'interno del libro c'è un battibecco veramente divertente fra due amici, ognuno fermo sulla sua idea, sul suo pensiero, motivato, fino ad arrivare ad accogliere il pensiero dell'altro. Un pensiero che non lo diciamo ad alta voce perché è difficile ammettere di aver sbagliato e di accettare il punto di vista dell'altro, non è sempre facile. Però incomincio a pensare, forse avevi ragione, forse era un coniglio, forse era un papero. E vi lascio con una nuova immagine, una nuova illusione ottica. E no, vi state sbagliando, non è un brontosauro. Indovinate un pochettino come va a finire la discussione fra i due amici. E vi saluto. L'ultima proposta, un bellissimo libro di edizioni Ippocampo, Zoottica. Questo è un libro che può piacere sia ai bambini piccoli per le sue immagini, per i colori, ma soprattutto è un testo scientifico. Veramente ricco di informazioni e me lo sono goduto dalla prima all'ultima pagina e ho scoperto cose veramente che non conoscevo, nonostante abbia guardato tanti documentari. Come vedete, ci sono immagini che catturano l'attenzione sicuramente dei più piccoli. Vedete un bell'occhio. E qui partiamo sempre parlando di punti di vista. Se qualcuno pensa che tutti vediamo la stessa maniera, questo è un libro veramente eccezionale per farci capire che ma sarà così. Quello che vediamo noi lo vedono, oppure anche gli animali vedono alla stessa maniera. Scopriremo che ogni animale si è adattato al suo ambiente in maniera diversa e lo scopriamo subito attraverso un paesaggio. Noi lo vediamo così. E vedete che ci sono veramente tante informazioni, tante didascalie, e le scopriamo sugli animali, sulla scimmia, sul cavallo, sul cane, sugli insetti, sul lombrico, come vede un pipistrello. È veramente interessante. Andiamo a vedere se la scimmia si vede uguale a noi. Quindi ci sono delle finestrelle simpatiche e direi sì, che la scimmia vede come noi, però già se andiamo ad aprire lo sguardo del cane, notiamo che è un po' daltonico, non riconosce i colori come li riconosciamo noi. E questo è veramente un libro da esplorare. Interessante scoprire come vede il gatto di casa, come vede lo scoiattolo, un topino, la mucca. Anche qui ho scoperto che la mucca ha una zona cieca dove non vede e questa zona, se la mucca ha paura, si dilata e la mucca davanti di sé non vede più nulla. Spero di avervi incuriosito e lascio a disposizione questo libro in biblioteca. Il bello è quanto può essere ricca la biblioteca, quindi libri che ci fanno ridere, libri che ci fanno riflettere, libri che danno tante informazioni e che catturano la nostra attenzione. Quindi io vi saluto e vi lascio, vi invito a venire a scoprire tante storie in biblioteca. Mentre Elena ci ha presentato delle letture per bambini in età prescolare, quelle che vi presento io oggi sono letture adatte soprattutto per bambini dai 6 anni in su. Cominciamo da un albo illustrato molto carino che è intitolato Voci nel parco di Camelo Zampa e di questo autore molto conosciuto fra i librai che è Anthony Brown. Abbiamo scelto questa lettura perché
Racconta di un momento al parco, di un pomeriggio al parco, raccontato però da quattro punti di vista differenti, dal punto di vista di una mamma, di un papà, di una bambina e di un bambino. I protagonisti in realtà sono queste scimmiette, perché Anthony Brown utilizza sempre le scimmie come protagonisti, ma le emozioni e quello che racconta sono assolutamente umane. E proprio la cosa bella è come questa oretta al parco viene vissuta in maniera diversa a seconda di chi la racconta. Ci sono queste illustrazioni molto, molto luminose, molto allegre, e anche i quattro protagonisti hanno un font diverso, quindi è facilmente riconoscibile la loro voce. È veramente, non è scritto tantissimo, però lascia molto a cui pensare. Il secondo album illustrato che vi consiglio è scritto un pochettino di più, un pochettino più denso di storia, ed è Il fantasma del circo d'inverno di Fred Bernard e François Roca. Ed è praticamente una storia illustrata, la storia di questo circo d'inverno, che è un circo che è esistito veramente a Parigi, ed è molto molto bello perché è illustrato benissimo, ha queste illustrazioni a piena pagina, ed è la storia raccontata però dal punto di vista di un pappagallo e dal punto di vista di una scimmietta. E anche le illustrazioni sono realizzate proprio come se fossero loro a guardare, non gli esseri umani. Sono loro che osservano la vita del circo, quindi, e devono risolvere un mistero. Quindi vedete proprio come i punti di vista sono più bassi, queste illustrazioni molto luminose. Ed è veramente un piacere leggere questa storia in cui anche i versi degli animali sono evidenziati, quindi si può leggere da soli o in compagnia. I due protagonisti devono risolvere un mistero che è appunto il fantasma, e si arriva fino all'ultima pagina, veramente scoprendo qualcosa di più anche riguardo questo magico mondo del circo. Il terzo libro che sono qui a proporvi è un pochettino più piccolino. Si intitola Io e Lei e parla di un'amicizia. È un libricino molto semplice ed è edito da Stampatello ed è di Marinella Barigazzi con le illustrazioni di Peter Reynolds. Questo libricino racconta la storia d'amicizia fra due bambine e viene raccontato dalla protagonista, che è una bambina che ha una sorellina, ha una vita abbastanza difficile, lei la vive in maniera un po' difficile e guarda la sua amica, che invece è figlia unica, è sempre coccolata, è sempre trattata come una principessa, e la guarda anche con un pochettino di invidia. Ma poi, esattamente a metà libro, si scopre qualcosa di nuovo. Questa bambina scoprirà che in realtà non è tutto rosa e fiori la vita della sua amica, e riusciranno così, grazie proprio a questo cambiamento di punto di vista, la loro amicizia rimarrà ancora, diventerà ancora più stretta e forte, come in realtà sono tante amicizie fra bambini. Quindi anche questo è un punto di vista cambiato. Passiamo ora ha un libro scritto, un libro un po' particolare, non è più così tanto illustrato, anche se all'interno ci sono sempre delle illustrazioni, perché tendenzialmente i libri per i ragazzini fino ai 10, 11, 12 anni hanno delle illustrazioni dentro proprio per facilitare, interessare la lettura, stimolare la lettura. Questo libro è un po' particolare perché si può leggere da due punti di vista diversi, anche dal punto, anche proprio come è stato stampato. Abbiamo Diario Segreto di Paul e Diario Segreto di Susie. L'autrice è la stessa, che è Christine Nostlinger, che è una scrittrice che ha scritto tantissimi libri per ragazzi, e ha realizzato proprio questo diario, perché è un vero e proprio diario, dal punto di vista di Susie e dal punto di vista di Paul. È la storia di un'amicizia, come la stessa vicenda viene vista dal punto di vista di una bambina e dal punto di vista di un bambino. Ed è proprio stampato al contrario, cioè da una parte e dall'altra, in modo che si trovano anche dei punti di incontro, ma anche proprio una maniera diversa di vivere le vicende. Quindi anche questo è edito dal Battello e Vapore ed è consigliato dai 9 anni in su. Questo è invece un libro per i più grandicelli, sopra i 10 anni, ed è di questa serie Lettere e Diari delle edizioni EL. Proprio una collana che è chiamata Lettere e Diari, ha un formato anche abbastanza curioso. L'autrice è Angela Nanetti e il titolo è Cara Rachel, caro Dennis. Ed è una raccolta di lettere,
di mail, di cartoline scritte da 25 ragazzi provenienti da tutti i paesi che si ritrovano a fare una vacanza in campeggio tutti insieme. Ed è quindi una raccolta di punti di vista diversi della stessa vacanza. Quindi il lettore si trova proprio a capire come la stessa vacanza viene vissuta proprio in maniera completamente diversa a seconda di chi la racconta. Ed è molto divertente anche perché si utilizzano i vari font, ci sono delle mail, ci sono delle telefonate, c'è la voce narrante e delle belle illustrazioni appassionanti. Ovviamente vengono raccontate anche tanto le emozioni, anche perché l'età per i destinatari è un pochettino più grande, quindi può essere molto appassionante sia per ragazzini che ragazzini delle medie. L'ultimo libro che consigliamo, sembra che non c'entra niente con i punti di vista, è un manuale e si intitola Scrivere Io di Luisa Mattia. Perché abbiamo deciso di inserirlo all'interno di questa selezione? Perché scrivere, provare a raccontare le proprie emozioni, significa anche ogni tanto immedesimarsi nella vita di qualcun altro. È un ottimo esercizio di scrittura e di fantasia ed è uno dei vari esercizi che Luisa Mattia consiglia. Quindi noi abbiamo ci sono tanti, questo è veramente un manuale interessante per chi ha voglia di imparare a scrivere qualcosina di più originale, o sia per scuola ma anche semplicemente per diletto personale. Lo consigliamo a grandi e piccoli. Il taglio è chiaramente per ragazzini delle medie, però veramente anche gli adulti possono trovare qualche spunto. Ci sono dentro tantissimi esempi ed esercizi per dare proprio forma a una propria scrittura personale e provare anche un po' di empatia verso gli altri. Bene, con quest'ultimo manuale noi vi salutiamo, grazie per essere stati con noi, vi aspettiamo in biblioteca, tutti questi libri che vi abbiamo fatto vedere sono disponibili al prestito e ovviamente ce ne sono tantissimi altri pronti da essere letti e scoperti. Alla prossima, grazie!